siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Portiamo sull'altare dove si offre il sacrificio del Signore le nostre persone con tutto il bisogno di salvezza che abbiamo nel cuore. Portiamo qui tutte le intenzioni nostre e quelle che ci sono state affidate. Chiedo anche una preghiera per la visita pastorale che domani Papa Francesco farà nella diocesi di Milano, a cui io appartengo. Chiediamo che la Madonna protegga e sostenga il Santo Padre. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Diteli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, ma cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e voglio su di lui, io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Signore, tu hai parole di vita eterna. Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Io sono il Signore tuo Dio. Ascolta la mia voce. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi. Io sono il Signore tuo Dio. Ascolta la mia voce. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiori di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. La dolcezza della parola di Dio contiene anche una forza notevole. È l'atteggiamento paterno e materno con cui Dio ci richiama, ci porta, ci riporta dentro il suo abbraccio. Abbiamo sentito cosa ci diceva Osea. Dio vuole la lode delle nostre labbra più che gesti di generosità. La lode viene sempre da un cuore che desidera ringraziare, che desidera amare perché riconosce il dono ricevuto. E poi ancora: non chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. È proprio vero che spesso
facciamo diventare le cose che sono nelle nostre mani, il lavoro, gli impegni della giornata, il tempo libero, insomma, le cose che facciamo diventano come degli idoli che ci posseggono, impegnano la nostra vita al punto tale che quasi non c'è più tempo, o a volte senza il quasi, proprio non c'è più tempo per Lui, per questo Padre pieno di attenzione verso di noi. E così, diventando sudditi di tutto quello che facciamo, diventiamo anche orfani. L'orfano vive l'esperienza della solitudine. Pieni di cose da fare, diventiamo soli di fronte a noi stessi e alla vita, incapaci poi di amare chi abbiamo vicino, perché non siamo amati. Le cose che facciamo non ci amano. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, dice ancora Osea da parte di Dio. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra. Ecco, siamo seduti all'ombra di questo Dio che ci ama e che vuole sostenere la nostra vita attraverso la sua presenza, attraverso la sua amicizia quotidiana, quasi compagno di viaggio dentro tutto quello che facciamo. È vero, tutto si deve fare, tutto si deve affrontare, ma è un'altra cosa se ci lasciamo tenere per mano da un Dio che vuole che riconosciamo la sua paternità, che vuole che noi riconosciamo di essere figli. E il tempo della Quaresima è prezioso, oggi è venerdì di Quaresima, è prezioso per riconoscere il dono del battesimo, questo essere figli. Gesù nel Vangelo si lascia interpellare da un maestro, da uno scriba, qual è il primo di tutti i comandamenti, e recita come buon discepolo del suo popolo. Questo ci insegna Gesù, a essere discepoli dentro il popolo di Dio. Recita la grande legge: Dio anzitutto e poi il prossimo. Ma la grande legge diventava, come dirà poi San Paolo, quasi una condanna, perché questo amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, è una cosa umanamente impossibile. Noi desideriamo la totalità del donarci, perché intuiamo che solo nella totalità c'è l'esperienza dell'amore. È stato testimone di questo San Giovanni Paolo II, anche indicandolo nella strada del matrimonio, oltre che nella strada della consacrazione. Com'è possibile vivere questa totalità per noi che sentiamo sempre di cedere? Ci sono simpatiche le cadute della Via Crucis. Gesù dice al suo interlocutore: non sei lontano dal regno di Dio. Mi ricordo una volta Cardinal Saldarini, ora in paradiso, che disse: se uno non è lontano dal regno di Dio, vuol dire che non è ancora dentro il regno di Dio. Come si fa a entrare in questo regno di Dio in cui l'amore per Dio diventa
pienezza totale della nostra vita. Come è possibile? È possibile per un dono. Noi siamo qui a elemosinare questo dono. La Vergine Maria è testimone di santità prima di tutti, proprio perché questo dono lo ha accolto. È Cristo stesso che può renderci capaci di una totalità. Lui che totalmente si dà nel sacrificio della croce riesce a cambiare la nostra vita. Se Osea ci chiedeva una decisione, ogni pellegrinaggio deve contenere anche una decisione. La decisione è più di un proposito. I propositi sono pericolosi perché li dimentichiamo appena torniamo a casa. Se Osea ci chiede una decisione, il Vangelo di oggi e lo sguardo alla Vergine Maria ci indicano che Dio è deciso verso di noi, che il suo Figlio Gesù Cristo si dona a noi perché la nostra vita possa essere piena della sua presenza. Il nostro sì al Signore Gesù Cristo sia sostenuto, accompagnato dalla testimonianza e dalla maternità sempre viva verso di noi della Vergine Maria. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore.
sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà di conosciuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, presente in morte praticamente per noi cibo di tutti. Detto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà di noi, tutto questo buono, tutto il mondo della tua presente. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati, di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel tuo cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità su tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ora benediciamo tutti gli oggetti religiosi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei beati Francesco, Giacinta, Marto, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Anno santo di Fatima, giubileo nel centenario dell'apparizione. Se avete tra mano il cartoncino con la preghiera, la leggiamo insieme. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente e dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioia e di dolore le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce e dalle tue mani giunte a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella gioia del Signore andate in pace.